leggera, molto breve, vi rubiamo 5 minuti, che abbiamo fatto insieme agli abitanti, ancora gli abitanti che sono lì in lungo Florazzo sotto sgombero. Quindi ci piaceva portare anche questa parola, i temi sono molto forti. Io sono contento che lei parli, mi lasci parlare un secondo, perché io volevo parlare esattamente di questo, è un po' di ridicolo che mi levi la parola su questo, però benissimo. No, ma ho fatto la mediatrice, è un ridicolo che le persone dove dovevamo parlare mi hanno detto che non era la sede adeguata, questo è un po' di ridicolo. No, comunque appunto, visto che siamo qua, Ion adesso legge questo documento, poi lei naturalmente continua a parlare. Sì, hai parlato del diritto ad essere ascoltati. Ad essere ascoltati oggi. Scusate, mi piaceva anche dire che noi intendiamo affrontare domani il caso di Torino specificatamente con attenzione al tema degli sgomberi forzati e tutto quello che ne consegue, e abbiamo assolutamente pensato che sia oggi sia domani ci saranno degli spazi per tutti coloro che vorranno intervenire, al di là dei relatori che sono stati invitati, che sono stati invitati per il ragionamento di cui segue, come dire, nessuna preclusione al dialogo e al confronto. Però in questo modo si sta togliendo la parola a chi stava parlando, anche in questa sessione tra pochi minuti. La parola è stata tolta. Il testo scritto dall'Assemblea dei Rom di Lungo Scuralazzo. Esatto, questa è la loro parola che qui non la parola è stata tolta innanzitutto agli abitanti di Lungo Scuralazzo e il testo che sto per leggere è scritto da loro. Giovedì 26 febbraio la polizia ha sgomberato dal campo Rom di Lungostura 200 persone. Le loro baracche e roulotte sono state distrutte dalle ruspe del comune di Torino senza dare alle persone neanche il tempo di mettere in salvo le proprie cose, né ai malati di recuperare i medicinali. Chi è stato sgomberato non aveva altro posto dove andare, qualcuno è fuggito in altre parti della città, altri hanno chiesto ospitalità a chi ancora vive nel campo. Questo sgombero non è giusto. Nel campo di Lungostura, fino all'anno scorso, vivevano oltre 1000 persone. Siamo arrivati in Italia 15 anni fa e abbiamo sempre vissuto in baracche, non per scelta, ma perché non possiamo permetterci di pagare un affitto. In Romania abbiamo sempre vissuto in case che lo Stato garantiva a tutti durante il regime di Ceausescu, nonostante il razzismo contro i Rom esistesse anche allora. Siamo venuti in Italia perché dopo il 1989 la situazione economica è diventata molto difficile. Hanno chiuso miniere, fabbriche e collettivizzazioni dove molti di noi lavoravano, mentre le attività che alcuni gruppi rom svolgevano da secoli non hanno trovato spazio nell'economia capitalista. Siamo diventati disoccupati e senza reddito. Siamo venuti in Italia per cercare lavoro e qui abbiamo visto che i rom vivevano in campi, mentre l'accesso alle case popolari era praticamente impossibile. Il mercato delle affitti di Torino poi è inaccessibile per chi come noi svolge lavori sottopagati che non ci permettono nemmeno di sfamarci. Così ci siamo adattati alla situazione, che è sempre stata molto dura, perché non eravamo abituati a vivere in baracche, senza luce né acqua. Il campo di Lungostura si è velocemente ingrandito perché molte persone scappavano qui dopo che polizia e vigili le sgomberavano da altre zone. Prima che la Romania entrasse nell'Unione Europea, i poliziotti venivano spesso nei campi all'alba per fare retate e spaccare tutto. Ci prendevano, ci portavano in questura e spesso ci chiudevano nei CIE o ci mettevano direttamente sulle aeree per espellerci. Anche dopo che siamo diventati cittadini europei, la violenza della polizia è continuata, così come il razzismo e lo sfruttamento. Abbiamo letto sui giornali che più di un anno fa il comune di Torino ha avviato un progetto abitativo per i Rom chiamato La Città Possibile, che è costato oltre 5 milioni di euro finanziati dallo Stato italiano. Abbiamo letto che con questo progetto le istituzioni hanno detto di voler superare i campi nomadi. Il comune però non ha organizzato nemmeno un'assemblea per parlare con noi. Né alcuna rappresentanza delle famiglie è mai stata invitata alle riunioni dove sono state prese le decisioni. Nessuno ci ha mai informati di come sono stati spesi i soldi, né delle caratteristiche di questo progetto. Le cooperative, le associazioni hanno chiamato alcune famiglie del campo, a cui hanno fatto firmare dei fogli con cui accettavano di distruggere le proprie baracche in cambio di una sistemazione abitativa. In questo modo il comune ha inserito 250 persone nel progetto, alcune in alloggio, altre in housing sociale, che qui ricordo
Tisi diceva a fine giugno, a fine gennaio, scusate, che li inseriamo nel social housing per allenarsi, per farli allenare alla vita normale. Altre persone ancora sono state rimpatriate in Romania. Là però non si riesce a sopravvivere, quindi queste persone sono già tornate in Italia. Nessuno ci ha spiegato i criteri con cui queste famiglie sono state scelte. Alcune persone arrivate da poco in Italia hanno avuto la casa, altri che sono qui da 10 anni non hanno avuto niente, quindi pensiamo che ci siano stati anche casi di corruzione. L'unica cosa che abbiamo davvero capito è che le case sono state offerte solo per pochi mesi, al massimo 2 anni. Poi le famiglie dovranno pagare affitti insostenibili e se non riusciranno a farlo si ritroveranno in mezzo alla strada, a meno che le cooperative non ricevano altri soldi per continuare il progetto. Ma cosa è successo a tutte le persone rimaste fuori dalla città possibile? La maggior parte degli abitanti del campo di Longostura è stata arbitrariamente tagliata fuori dal progetto. Stiamo parlando di oltre 600 persone, abbiamo ricevuto continue promesse, ma nessuna risposta concreta. Abbiamo chiesto spiegazioni sui criteri, ma nessuno ci ha voluto parlare. L'unico rapporto con questura, comune, associazioni e cooperative era che venivano a censirci e a farci domande in continuazione. Poi arrivava la polizia a darci il foglio di via. Ogni 2 settimane mandavano i poliziotti nel campo con cani, scudi e manganelli per fare le retate, prendere le persone e mandarle via dall'Italia, con qualunque pretesto. Ad una signora hanno dato il foglio di via perché aveva acceso la stufa per scaldare la baracca. La Croce Rossa invece veniva a prendere nota delle baracche vuote per farle spaccare quando la gente non era in casa, dopo le 9 del mattino. Il 26 febbraio la polizia ha sgomberato 200 di noi, senza offrire nessuna alternativa abitativa. Ora nel campo siamo ancora oltre 400 persone ed ogni giorno viviamo con la paura di essere buttati in mezzo alla strada. A nessuno interessa che nel campo vivano donne incinte, persone anziane e molte persone malate. A nessuno interessa che a causa dello sgombero i nostri bambini e bambine non abbiano più la possibilità di andare a scuola e così perdano l'anno scolastico. L'unica cosa che interessa è spaccare le nostre baracche. Viviamo come topi, se non abbiamo diritto nemmeno ad una baracca, allora tanto vale che veniate a spararci. I campi rom non li abbiamo creati noi, li hanno creati le istituzioni italiane decine di anni fa. Quanti soldi hanno guadagnato in tutti questi anni sulla pelle dei rom, associazioni, cooperative, cui il comune di Torino ha dato appalti di ogni genere per gestire i campi e chi è costretto a viverci. Per favore, abbiamo parlare gli altri relatori che sono segnati nel programma. Gli altri relatori aspetteranno gentilmente. Finisco adesso. Quanti soldi hanno guadagnato nell'ultimo anno Valdocco, Terra del Fuoco, Aizzo, Strana Idea, Liberi Tutti e Croce Rossa con il progetto La Città Possibile che è costato più di 5 milioni di euro? Questi soldi non vengono spesi a favore dei rom ed infatti la nostra situazione non è affatto migliorata in tutti questi anni. Dobbiamo chiederci chi realmente ci guadagna. Sì, anche, guarda, ancora adesso sto finendo, ok? Dobbiamo chiederci chi realmente ci guadagna da tutti questi progetti eccezionali che oltretutto rinforzano l'idea che noi rom non facciamo parte di una comune umanità e fomentano il razzismo. Nel campo oggi vivono oltre 400 persone, di cui metà sono minori. Negli ultimi giorni a qualcuno è stato promesso di entrare nel progetto. Questa logica di divisione e ricatto deve finire. Tutte devono poter vivere in case o luoghi dignitosi e sicuri. Nessuno deve essere buttato in mezzo alla strada. I minori devono poter frequentare la scuola e terminare l'anno scolastico. Basta sgomberi e speculazioni sulla nostra pelle. Firmato Assemblea Abitanti del Campo di Longostura Lazio. E grazie per la pazienza. Grazie dell'intervento. Io credo che questo vuol dire che questa iniziativa però sta funzionando. Rispetto alle cose che sono state dette fino adesso, io personalmente sono sostanzialmente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalla persona che ha parlato prima.
non sono d'accordo solo su un punto, ossia quando lui diceva a nessuno interessa che a lungo d'ora capiti questo questo, a noi interessa. Questa è l'unica cosa su cui dovreste capire che a noi interessa e siamo qui per il fatto che a noi interessa. Per il resto sono d'accordissimo, poi sono loro che devono vedere come giocare il rapporto tra i tempi. Credo che i relatori devono avere il loro spazio, che dovete avere spazio, però vedetevela voi questa cosa. No, queste erano le parole delle persone di campo, non della persona che ha letto l'intervento, non siamo noi. Grazie, voi siete i portavoci, quindi grazie mille. No, noi non siamo i portavoci, abbiamo solo letto. Vorremmo provare ad andare avanti perché lo spirito del confronto è quello che ci ha fatto fare questo lavoro negli scorsi mesi, quindi crediamo che tutte le persone che stanno qui siano in qualche modo interessate a confrontarsi. Abbiamo ascoltato e quindi vorremmo continuare ad ascoltare. Chiedo alla dottoressa Rita Turrino dello staff del vice sindaco di leggersi una lettera che viene appunto, un testo che viene dalla dottoressa Edith Tisi, che è il vice sindaco di Torino, che avrebbe voluto essere qui ma non ha potuto per ragioni purtroppo insomma anche gravi partecipare. Grazie. Tutti gli organizzatori, gentili partecipanti, è con grande rammarico che mi vedo impossibilitata quest'oggi a partecipare al vostro interessantissimo evento, per il quale è stato concesso il patrocinio della città e assicurati contributi qualificati che siamo democratici da parte del nostro settore stranieri e nomadi. Gli eventi delittuosi occorsi nella giornata di ieri e che hanno pesantemente coinvolto la nostra amministrazione e in particolare anche l'ufficio stranieri mi impongono di partecipare ad attività istituzionali di emergenza e di sostituire il nostro sindaco in importanti impegni inderogabili. Quest'oggi avrebbe dovuto essere l'occasione per dare conto dell'intenso lavoro che la città sta svolgendo da più di un anno, specificamente per affrontare alcune grandi emergenze, ma anche di ciò che la nostra città ha fatto e ha tentato di fare nel corso degli ultimi 30 anni. Voglio ricordare che Torino è stato il primo comune in Italia a incardinare nella propria amministrazione un ufficio nomadi, erano allora Sinti Piemontesi, alla diretta dipendenza del sindaco che in allora era Diego Novelli. In quel momento, la storia ci insegna che molti cambiamenti si sono susseguiti nella nostra città, in particolare per quel che riguarda le popolazioni rom, sinti e camminanti. Il conflitto civile che ha devastato per anni l'ex Jugoslavia ha richiamato numerose famiglie in fuga da una guerra fratricida e ha chiesto alla città sforzi già in allora importanti. L'ingresso della Romania in Europa ha determinato in anni più recenti un flusso migratorio verso le città metropolitane e tra queste naturalmente anche Torino. Il sostegno all'abitare per le popolazioni rom è caratteristica che contraddistingue le politiche della nostra città. Infatti, fin da fine anni 90 sono state assegnate abitazioni di edilizia residenziale pubblica, accogliendo circa 500 persone complessivamente. Molte altre famiglie sono state sostenute attraverso attività del progetto Abit Azioni, finanziato nell'anno 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale, includendo nel mercato privato svariate decine di famiglie provenienti dalla Romania. Quindi, negli anni 2009-2010, 50 nuclei familiari sono stati inseriti in abitazione, di cui 21 provenienti dalle sponde di Lungostura. Altri nuclei sono inseriti in alloggi di proprietà della città, dati in concessione ad associazioni per finalità assistenziali. Il successo dell'inclusione abitativa, purtroppo, nel corso degli anni è stato ondivago e per diverse ragioni, non solo di carattere economico, anche se il problema del pagamento degli affitti è sicuramente una delle ragioni principali del successo o dell'insuccesso dei progetti. Come noto, attraverso un finanziamento straordinario del Ministero degli Interni, la nostra città è impegnata in un progetto per la gestione di iniziative a favore delle popolazioni rom, sinti e camminanti, per l'attuazione del quale è stata sottoscritta una specifica convenzione tra Prefettura e Comune di Torino,
a seguito della quale è stata attivata apposita procedura di evidenza pubblica. 5 milioni di euro. Il programma ha come obiettivo principale il superamento dell'insediamento spontaneo allocato sull'argine del torrente Stura, sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica su richiesta delle proprietà che ne rivendicano la disponibilità. Uno dei punti di forza del progetto è costituito dal raggruppamento delle realtà aggiudicatarie dell'appalto che rappresentano la quasi totalità delle realtà che in città da anni si occupano di Rom. Nonostante il difficile momento socio-economico e occupazionale che attraversa il nostro paese e l'Europa intera, renda particolarmente complesso il lavoro di emersione, come pure l'individuazione di soluzioni abitative in una fase storica in cui sono circa 5.000 gli sfratti in città e l'accoglienza a Torino cintura di rifugiati assorbe molte delle risorse a basso costo, ad oggi oltre 300 sono le persone già avviate in percorsi di inclusione anche abitativa, mentre per altre 300 si stanno configurando altre possibili soluzioni. Rimane la necessità che città come Torino non siano lasciate sole ad affrontare temi e questioni che travalicano la possibilità di un territorio di farsene carico, e iniziative come questa possano davvero far crescere la sensibilità a queste tematiche, superando pregiudizi e sostenendo chi non si sottrae alla responsabilità di affrontare temi delicati e sensibili. Li ha mangiati 5 milioni di euro! Grazie di questo intervento, proviamo a continuare e a questo punto cedo molto volentieri la parola a Chiara Manzoni, che è una ricercatrice, anche lei membro del network e fa parte appunto del comitato degli organizzatori.